Non è stato ancora risolto il mistero del cigno scomparso dal laghetto del parco di Villa Gabriele ad Ovada. Una cosa è certa, i tentativi di valorizzarlo, messi in atto dai volontari dell'Associazione Vela e della Fondazione Cigno in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, vengono puntualmente messi a dura prova da episodi anomali, per lo più vandalici, che avvengono nelle ore notturne, ma anche dal non rispetto delle regole di chi frequenta il parco, che è incurante dei cartelli di divieto, spesso dà di suo arbitrio cibo proibito agli animali presenti. Tassello importante e fondamentale per l'realizzazione del percorso sensoriale che costituisce buona parte del giardino terapeutico che sarà messo a disposizione dei pazienti del Day Hospital Oncologico dell'ospedale di Ovada e dei loro familiari. Sarà intitolato a Giorgio Sansone, ragazzo ovadese prematuramente scomparsa che decise di destinare un'ingente cifra al progetto. I fondi, spiegano i responsabili della Fondazione Cigno, erano stati raccolti per provare una cura sperimentale in Israele, poi però Giorgia non ce l'ha fatta a combattere la sua battaglia, così ha voluto destinare la somma per la realizzazione dell'Healing Garden. Sarà, continuano dalla fondazione, un percorso tra gli alberi. Si camminerà a piedi nudi, un modo per immergersi totalmente tra i suoni, gli aromi e la sensazione tattile del parco. Il percorso sarà il primo di una serie di opere che seguiranno, che dovranno però essere autorizzate dalle belle arti. L'urgenza è ora quella di individuare modalità per garantire la sicurezza dell'area, evitando intrusioni notturne di individui che vi si recano soltanto per creare danni.